sbattuto il San Gallo per 5-1 a San Siro. Altobelli al nono porta in vantaggio l'Inter, Altobelli sempre più eurogoleador interista. Al 36esimo sul lancio di Bredi arriva il primo eurogol di Marangon, eccolo. E poi al 45esimo, prima che finisca il primo tempo, c'è ancora il tempo per il gol di Mandorlini nel festival dei terzini goleador interisti alla Pacchetti. Quindi gol di Rummenigge al 16esimo della ripresa. E poi c'è gloria anche per il Pellegrini del San Gallo, ma poi questo è il raddoppio di Rummenigge. Ilario Castagnier, 5 gol al San Gallo, si aspettava tanta abbondanza, ma comunque potevano essere molti di più. Beh, io sinceramente non sottovaluto mai gli avversari, direi che per il 5-1 sono sicuramente contento, anche se come è andata la partita 8-9 gol ci stavano tutti. Qualificazione acquisita, adesso la squadra respira di più, specialmente dopo tutto quello che si era detto, le polemiche del dopo Bergamo. Sì, purtroppo noi siamo condannati a vincere, quindi quando non vinciamo siamo oggetto di critiche anche un po' cattive in certi momenti, e invece la squadra secondo me va aiutata. Come lezione e da prenderne atto già da domenica. Ma la grinta dimostrata questa sera non la potevate sfoderare anche a Bergamo? È una domanda retorica naturalmente. Ma in casa si sa, siamo una squadra dove lotta su ogni pallone e crea azioni su azioni. Comunque un 5-1 è un bel risultato, dove siamo tranquilli, diciamo pure che siamo sicuri per il superamento di turno, però ripeto, noi ci dobbiamo da fare di più in campionato. A proposito delle...